Buonasera ragazzi, come state? Spero stiate tutti bene. Non ci troviamo nella nostra consueta sala yoga, ma siamo nella mia cucina e vi voglio proporre un piccolo pezzettino di questo libro che si chiama Connesso a me stesso, agli altri e al pianeta di Grazia Roncaglia. Parla di una ragazza che si chiama Alice, ha la vostra età e come voi vive di connessione internet, di wifi, social, chat e pensa che quella sia la vi sua vita normale e reale finché un'estate non deve andare per 2 settimane nella casa della nonna, che è un personaggio un po' particolare, che vive in una baita in montagna dove non c'è connessione internet, non ci sono negozi, non può fare shopping, neanche può usare il telefono e per cui si domanda come avrebbe fatto a resistere per 2 settimane in quel posto. La nonna la capiva perché era un personaggio un po' particolare, non poteva disporre dei mezzi di comunicazione tipo internet o wifi perché era una donna cieca, ma utilizzava altri mezzi ed era considerata saggia da tutti, tant'è che spesso chiedevano come mai riuscisse a trovare sempre una risposta ad ogni domanda e quando glielo chiedevano lei si metteva la mano sul cuore e diceva: "Lo ascolto." Così un giorno Alice le chiese: "Nonna, come fai ad ascoltare il cuore? Se parliamo ad alta voce, puoi sentire il silenzio della montagna?" "No, se parliamo ad alta voce, il silenzio è coperto dalle nostre parole." "Appunto, Alice, usa i giorni in cui saremo qui per comprendere i doni del silenzio." "Come fa il silenzio a essere un dono? Per me è semplicemente noioso e mi fa anche un po' paura." La nonna rispose con un sorriso, certa che Alice avrebbe trovato la risposta. Passarono i primi giorni quieti e le notti stellate e vaste con quel cielo avvolgente che pareva una coperta trasparente sopra la terra. Alice si era sentita come un cavallo imbizzarrito che non voleva più essere trattenuto nel suo box. Avrebbe voluto mollare tutto e correre a piedi fino al paese, poi sulla corriera, alla stazione. Sentiva quei pensieri vorticosi nella testa e capiva che stava soffrendo perché la sua mente non voleva stare là dove si trovava il corpo. Si buttò a terra e sopra una radura verde, con tutta quella confusione nella testa e quel peso sul cuore, spontaneamente portò l'attenzione al suo respiro, che come un'onda gentile le massaggiava il corpo dall'interno, inspirando e espirando. Magari la prossima volta scopriremo cosa nasce da questo respiro. Namaste.